abbiamo citato le prime cinque file con il primo degli italiani Valsecchi, l'altro italiano Ricci, anche lui protagonista in GP2 Asia in sesta fila. Due parole anche su Ricci, che parte in dodicesima posizione, l'altro italiano che difende i nostri colori, che ha avuto la fiducia da parte del team DPR di proprietà della famiglia Erke. Erke, il suo compagno di squadra invece è ventesimo, quindi ben più veloce Giacomo del suo compagno di squadra, a dimostrazione appunto che la squadra ha dato fiducia a questo pilota, che anche durante il GP2 Asia, durante quest'inverno, aveva fatto ottimi risultati. Quindi anche da lui ci si aspetta, come da Valsecchi, di poter durante la stagione, con tutti i problemi del caso, perché sappiamo che sono sempre alla ricerca di finanziamenti, di sponsor per poter continuare, e gli si augura appunto di arrivare fino in fondo, ma troveranno sicuramente modo e spazio per potersi esprimere. Ecco, anche la scuderia appunto DPR ha molti italiani fra i tecnici e i meccanici, oltre a Ricci, che corre con un contratto che si rinnova di gara in gara, una spada di Damocle su di lui, che comunque sta crescendo moltissimo nei risultati. Via, partono le vetture con Bianchi che tiene la prima posizione, dietro Perez deve guardarsi. Perez ora però va all'attacco di Bianchi e lo supera. C'è una Racing Engineering, quella di Kloss, che si va a toccare proprio con Perez. Anche Bianchi si tocca, grande confusione alla prima curva, e c'è una barba davanti e dovrebbe essere proprio quella di Perez. E allora in pratica andiamo a vedere, sì, dovrebbe esserci Perez davanti, poi Pic Ricci che è terzo. Grandissima partenza di Ricci, che dalla dodicesima posizione è scalato fino alla terza. Eccoci di nuovo in onda col numero 27, Giacomo Ricci, pilota milanese che ha vinto in GP2 Asia con una crescita notevole della scuderia dovuta anche alle sue indicazioni. Scuderia che è cambiata, Andrea Erke, il titolare, ha un po' liquidato i tecnici e i meccanici inglesi, ora ci sono molti italiani dentro, c'è più feeling. E anche Giacomo Ricci ha potuto dare delle indicazioni importanti. Giacomo Ricci, che ricordiamo ha una vastissima esperienza, ha corso anche in Formula Atlantic, nella American Le Mans Series, nella Formula 3000, che ha vinto nel 2006. Quindi, nonostante abbia 24 anni, il pilota milanese è sicuramente un pilota molto esperto. Mentre i due rientrano nei box in contemporanea, Ricci e Kloss, tattica per entrambi di cambio gomme all'undicesimo passaggio. Evidentemente Kloss, che ha capito che per lui forse Ricci poteva essere un ostacolo, ha deciso di fare il cambio gomme subito, ma è stato marcato da Ricci, che è rientrato anche lui. E questa è una scelta importante, un cambio gomme abbastanza anticipato per avere pista libera e per poter poi buttarsi all'inseguimento di coloro che continueranno con davanti, Ricci è davanti, che mantiene la sua posizione. E questo evidentemente nella tattica di Kloss potrebbe essere un problema. Un valzer di pit stop con Pic, che a questo punto credo sia in testa davanti a Zaug, che ancora non si è fermato con la sua Trident, poi Ricci e Kloss, e quindi dovrebbe esserci Perez. Quindi in pratica classifica rivoluzionata con Pic, il francesino, eccolo qui con la vettura rossa, l'Arden in testa, poi abbiamo Ricci, Zaug che deve ancora fermarsi, Kloss in terza posizione. Seguiamo con grande attenzione soprattutto Giacomo Ricci, perché merita tutto il nostro affetto, tutta la nostra considerazione, perché corre in una scuderia accanto al figlio del proprietario, viene confermato di gara in gara, non ha mai la certezza, e ogni volta ottiene splendidi risultati, quindi davvero va incoraggiato, così come va sostenuto anche questo Pic, che è un bravissimo pilota della nuova generazione. Sì, per quanto riguarda Giacomo Ricci, correre in queste condizioni non è semplice, si ha sempre la paura o comunque il patema d'animo di sapere che potrebbe essere l'ultima gara se non si viene riconfermati in quella successiva, quindi bisogna per forza raggiungere il risultato. Peraltro Giacomo non partiva da una felicissima posizione di qualifica, soltanto dodicesimo, è riuscito a risalire sfruttando intelligentemente l'incidente della prima curva, e adesso si trova in seconda posizione. Dicevo appunto che correre in quelle condizioni non è facile, trovare la concentrazione per poter riuscire sempre a trovare la massima prestazione, non fare errori, sicuramente sta dimostrando di avere anche una certa freddezza nel momento in cui si incomincia a giocare pesantemente, vale a dire durante la gara e non soltanto nelle qualifiche.
e credo e spero che Erk gli dia ancora fiducia e lo possa far continuare in questa avventura. Prima abbiamo visto al muretto André Erk, il titolare della scuderia che segue la gara di Ricci, che sta lottando per la prima posizione, ma anche quella del figlio, che è penultimo, Michael Erk. Stato d'animo completamente diverso, ma è chiaro che più che pensare al figlio adesso deve pensare alla gara di Giacomo Ricci, che potrebbe dargli il primo successo in GP2 Min Series nella serie principale, dopo che Ricci ha vinto anche nella GP2 Asia. Pic che presenta sul pneumatico anteriore destro una riga di riporto di gomma, come in precedenza ci aveva fatto vedere anche Giancarlo, molto più evidente rispetto a Giacomo Ricci, a dimostrazione che il suo assetto probabilmente incomincia un po' a soffrire dopo aver fatto più di metà gara, e adesso soprattutto nella pressione di Giacomo Ricci, che lo vuole portare a un minimo errore o comunque a sfruttare troppo la sua monoposto. Giacomo Ricci brillante, secondo con la sua DPR, il pilota milanese, giù il cappello di fronte a Giacomo Ricci, che corre con un contratto che si rinnova di gara in gara. Giacomo Ricci, eccolo lì, andato a complimentarsi con il vincitore, con Kloss. Fra poco ci sarà la cerimonia del podio, secondo, un gran risultato per lui, è il miglior risultato della DPR per Giacomo Ricci anche nella Main Series dopo la vittoria ottenuta in una gara della GP2 Asia. Andiamo a sentire la voce dell'altro italiano, Giacomo Ricci, Ettore Giovannelli. Ciao Giacomo, allora adesso c'è un posto libero davanti a te, Giacomo Ricci. Ah, sicuramente un vantaggio avere la casella libera davanti. Ieri ho azzeccato una buona partenza e spero di riuscire a azzeccarla anche oggi. Bisognerà stare attenti in primo giro perché è pieno di filler, Perez ha perso tantissimo olio ed è rimasto in traiettoria. Vediamo, sono positivo, speriamo di far bene. Dove speri di arrivare quest'anno alla fine del campionato? Ah, innanzitutto spero di trovare i fondi per fare il campionato, visto che sono sempre race by race. E poi niente, per me è importante riuscire sempre a stare in top 10 in qualifica e poi dopo ce la possiamo giocare. Grazie Giacomo, infatti per questo facevo questa domanda, perché lui ogni gara è sotto schiaffo, come si suol dire. Ingegnere, cosa mi stai facendo vedere, visto che abbiamo la possibilità di vedere da così vicino le macchine? Sì, stavo guardando la parzializzazione dei freni anteriori della vettura di Giacomo e possiamo vedere che probabilmente che si tratta di un team di tifosi dell'Inter, perché sono in nero azzurro. Era questa la domanda che volevo fosse posta a Giacomo, ma penso di avere già la risposta. A te Gianfranco. Sì, Giacomo è milanese, quindi probabilmente fa il tifo per l'Inter, ma davvero bella la sua storia. Avete sentito, corre gara per gara e ha difficoltà a reperire il budget, e gara per gara però ha conquistato dei bei successi in GP2, in precedenza una lunga esperienza in America, Formula Atlantic, e poi nell'American Le Mans Series ha vinto, ricordiamo, nel 2006 il campionato di Formula 3000 italiano. Sì, e dietro quella posizione di Perez, che era quinto, ci sarà appunto Ricci, che ha un posto vuoto in griglia, potrà sfruttare questa situazione. Abbiamo sentito anche delle parole di Ricci, quanto sia difficile pensare di trovare la concentrazione e di correre quando si sa appunto di correre gara per gara senza avere una certezza contrattuale. Lui peraltro nel team Erk ha, con la famiglia Erk, ha trovato fiducia, però è comunque tenuto, diciamo così, sempre sulla lama del rasoio, e correre in queste condizioni non si ha certo la mente libera per poter esprimersi al meglio. Però Giacomo ha dimostrato sia nella gara della GP2 Asia sia in questo inizio di campionato di avere la forza mentale e la forza anche di poter raggiungere questo obiettivo, sempre molto molto difficile, perché questo campionato comunque è un campionato oneroso. Le squadre chiedono ai piloti per una stagione circa 1.400.000 euro, perché sono gare ovviamente che vengono fatte con la Formula 1, sono macchine particolarmente tecniche, bisogna fare delle prove invernali, non sono tantissime per la verità, però ovviamente è un campionato che negli ultimi stagioni ha portato ben 11 piloti, sì, se non mi sbaglio, ad arrivare addirittura a provare le Formula 1 e a correre in Formula 1, anche quindi, di più, e quindi è ovviamente una vetrina importantissima.